Rigoni, amministratore delegato di Rigoni di Asiago. Come mai siete entrato nel mercato del nocciolato in un anno non molto positivo per la produzione di nocciole? Noi in realtà ci siamo da un po' di anni con la nocciolata, diciamo così, classica, che è un prodotto che per noi sta avendo un successo molto importante nella vendita presso i consumatori, e abbiamo sentito la necessità di fare, o l'utilità di fare, un prodotto nuovo proprio per dare, dare ai consumatori che hanno dei problemi di intolleranza al latte l'opportunità di avvicinarsi a un prodotto goloso come questo, buono, perciò una ricetta diversa, una gianduia, diciamo, senza latte, e è un prodotto che secondo me ci è riuscito molto bene anche al di là delle difficoltà di reperimento sul mercato delle nocciole. Quindi la grossa novità è questa mancanza del latte in questo prodotto, che tradizionalmente la presenza del latte ha una percentuale altissima? No, non è che sia altissima, ma è una percentuale comunque importante nella ricetta, ed è la ricetta classica del cioccolato gianduia che noi abbiamo riformulato per renderlo spalmabile e per portarlo per essere utilizzato proprio per quella tipologia di prodotto, cioè per essere spalmato sul pane o su altri supporti. Quindi la comunicazione verterà sulla possibilità o l'invito degli intolleranti ad avvicinarsi a questo prodotto? Sì, non solo, abbiamo anche un prodotto che ha una formula diversa, è un cioccolato più amaro, naturalmente un gusto fondente, diciamo così, della nuova nocciolata senza latte, perciò facciamo un po', lo presentiamo un po' a tutti i consumatori che preferiscono nel cioccolato un gusto più amaro, più adulto, se possiamo dire così. Senta, voi avete fatto un importante intervento a Milano, alla Palazzo Brera, al Museo Brera, l'avete consegnato recentemente, che risultati vi ha dato questo intervento? Credo che sia stato importante anche sotto l'aspetto finanziario? Sì, ma io non andrei a vederlo dal punto di vista finanziario e basta. A noi è piaciuta l'idea, che era quella di andare a comunicare, per noi che siamo un'azienda nota presso i consumatori per l'eccellenza dei suoi prodotti, andare a fare un mezzo di comunicazione, a comunicarci in maniera diversa per il consumatore, comunicarci non come un'azienda che va a spendere i soldi di comunicazione nei mezzi classici, ma andare a comunicare un'iniziativa che è utile per tutti. Noi pensiamo che i nostri prodotti, oltre ad essere buoni, siano anche utili al consumatore. Abbiamo un po', questa è la nostra ottica, perciò una comunicazione che metta in parallelo il bene comune come un'utilità condivisa, i famosi, quelli che vengono definiti stakeholder, i portatori di interessi, abbiamo pensato che fosse una cosa bella e giusta da fare, e l'abbiamo fatta. E quindi quello che vi danno i consumatori lo restituite in modo diverso, un qualcosa che loro possano utilizzare? Qualcosa che possiamo utilizzare tutti quanti noi e condividere con loro tutte quante le infinite bellezze che abbiamo in Italia, no? Questo l'abbiamo visto come un mezzo di comunicazione diverso, nuovo, e secondo noi
molto più etico della comunicazione tradizionale. Ci sono altre richieste in questo settore? Beh, come puoi immaginare, le richieste sono infinite, perché poi le necessità sono anche infinite. Noi stiamo valutando quello che ci viene proposto e quello per andare a cercare di vedere quello che si può scegliere assieme. Però per noi riteniamo che questa esperienza sia stata veramente molto ma molto bella e significativa. Siamo qui a Riguni di Asiago, naturalmente a Milano, è un locale vostro, no? È valso la pena fare questo investimento? Ma noi, i conti non si fanno dopo 3 mesi dall'apertura, naturalmente, parafrasando il naturalmente a Milano. Questa è per noi un'idea, e abbiamo pensato di fare un negozio di tipo esperienziale per andare a far capire come si possono utilizzare nell'arco di tutta quanta la giornata i nostri prodotti. E quello che vedete qua, fra l'altro anche questi dolci, questa crostata con la nocciolata senza latte, il panettone con la guarnitura della nocciolata senza latte, una crepe con la nocciolata senza latte, sono dei piccoli esempi di cosa si può fare con i prodotti Rigoni e anche di quanto golosi siano. Noi l'abbiamo fatto perché è un negozio, è un punto vendita dove andiamo a vendere solo prodotti biologici, perciò siamo in linea con tutta quanta la nostra produzione. L'abbiamo fatta, come dicevo, per far vedere al consumatore cosa si può mangiare in biologico andando ad utilizzare i prodotti Rigoni nell'arco di tutta la giornata. L'abbiamo fatto anche con un altro scopo, che è quello che pensiamo di aver fatto un ottimo gelato artigianale con degli ingredienti biologici, con un gelato che va bene anche, che non contiene latticini, che non contiene glutine, che non contiene zuccheri aggiunti al di là del nostro succo di mela, perciò anche un esempio di come si può fare un'alimentazione golosa, un'alimentazione moderna nel mondo del gelato senza nessuna sostanza chimica. Avete intenzione di aprire altri store tra l'Italia e l'estero? Beh, questo qua è questo è un concept che abbiamo creato appunto per permettere appunto quello che è il modello del punto vendita, e lo scopo è quello di avere l'esperienza e la conoscenza per aprirne degli altri e per capire quanto questo modello può espandersi senza in maniera naturalmente profittevole, ma in maniera che tutto quello che facciamo nel punto vendita mantenga la qualità dei prodotti Rigoni di Asiago. E invece i vostri mercati esteri più importanti quali sono? Il mercato estero più importante come paese è la Francia, diciamo quello principale, lo consideriamo ormai un mercato interno, è quello dell'Unione Europea, perciò Francia, Germania, Paesi Bassi, quelli sono i mercati più importanti, però in questi paesi la Francia è quello che performa meglio, e il prodotto che vende di più in Francia, guarda caso, è proprio nocciolata. Ma la nocciolata prima quella fatta con latte, diciamo la precedente versione? Sì, ma comunque abbiamo appena presentato quella senza latte in Francia e anche là sono molto ma molto entusiasti del prodotto, no? Del nuovo prodotto. Quindi si può pensare a uno store a Parigi?
perché no, non mettiamo limiti alla provvidenza, come si diceva una volta. Ma adesso c'è anche Londra e New York, che sono sempre delle città che tirano moltissimo. Guardi, il mondo è grande ed è grande anche l'interesse e l'attenzione che hanno i consumatori nei riguardi dei nostri prodotti. Noi cerchiamo di fare le cose con molta cura, molta attenzione, non trascurando il dettaglio e cercando di essere attenti, così come ho detto prima, ai bisogni, di essere utili al consumatore. Senza questa attenzione, l'attenzione all'utilità di quello che facciamo per il consumatore, io penso che non avremmo neanche la possibilità di crescere. Beh, grazie.